Un'occasione per riscoprire antiche usanze del territorio, quella della festa della trebbiatura e sgranatura di scena in località Ruscito a Piedimonte San Germano. Ma soprattutto la manifestazione è stata un'occasione per parlare dei fondi europei destinati al comparto dell'agricoltura in provincia di Frosinone. Soldi che dovrà intercettare la Regione Lazio e che spetteranno anche alla ciociaria. I fondi che siamo in attesa, ecco, usciranno dei bandi del PSR, il piano di sviluppo rurale, attraverso dei fondi europei indiretti, quindi dalla comunità europea, saranno intercettati dalla Regione Lazio e poi da quel momento in poi verranno redatti i bandi e sappiamo che nel mese di ottobre dovrebbero esserci i primi bandi, quindi tanti sono i giovani che vogliono impegnarsi in agricoltura, ben vengano appunto queste opportunità di sviluppo, soprattutto di finanziamento, perché ne abbiamo bisogno per il comparto agricolo. Importante il ruolo che ricopre la Regione nel passaggio dai fondi europei alle province. Rievocare, diciamo, il passato di questo territorio, un passato che a mio parere è il presente, visto e considerato anche la grande opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione del nostro Paese. Parliamo dell'Agenda 2020, all'interno della quale c'è un finanziamento straordinario per il settore dell'agricoltura, piano di sviluppo rurale 840 milioni, ma soprattutto per poter aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo dell'agricoltura. Fondi che potrebbero portare una boccata di ossigeno agli imprenditori del settore agricolo. Ritengo che la ripresa del territorio e quindi grazie anche al futuro PSR che la comunità europea tramite la Regione Lazio metterà a disposizione di tanti giovani dia la possibilità veramente della costituzione di tante aziende agricole. C'è una ripresa delle domande di irrigazione, quindi evidentemente tante persone hanno iniziato di nuovo a coltivare tanti prodotti agricoli e questo ci fa ben sperare per un futuro roseo. La festa della trebbiatura e della sgranatura si svolge da 7 anni a Piedimonte, un centro che ospita la Fiat, ma che basa la sua economia anche sul comparto dell'agricoltura. Avere ancora voglia di preservare le nostre origini, che erano quelle agricole, credo che sia la cosa migliore. Dobbiamo insistere, non possiamo vivere solo di industria.